Salve a tutti da Tiziana Mano in Pasta! Oggi facciamo la torta mimosa. E beh sì, perché sta arrivando la festa della donna e quindi dobbiamo festeggiare alla grande. E con che cosa? Con una bellissima e semplice torta mimosa. Guardate gli ingredienti. Qui abbiamo 200 g di farina 0 o se preferite 00, 5 uova medie, 150 g di zucchero semolato, 50 g di amido di mais o se preferite fecola di patate, 30 g di olio di semi di girasole oppure di mais, un cucchiaino di estratto di vaniglia o una busta di vanillina e una bustina di lievito per dolci. Ebbene, ci muniamo di un bel frullatore elettrico oppure di una frusta a mano, mettiamo le uova in una bella ciotola grande e andiamo a sbattere. Le gaffe. Ma più gaffe di questa si poteva. Aspettiamo. Stava andando così bene. Sì, infatti mi stava sembrando strano. Perché a un certo punto. Dicevo, andiamo a sbattere le uova e renderle belle spumose. Ora aggiungiamo lo zucchero e continuiamo a sbattere. E ora setacciamo la farina e mentre setacciamo la farina mettiamo anche l'olio di semi. Quindi setaccio questa farina, batto e metto l'olio di semi e nel frattempo finiamo la farina. Che bella ricetta anche questa! Sono proprio veramente da mettere nel calendario di Tiziana Mano in Pasta. Ora setacciamo. oggi proprio setacciamo l'amido di mais, anche il lievito e comunque scherziamo, ma nel frattempo realizziamo le nostre ricette e credo che siate contenti e soddisfatti di me. Comunque nel frattempo ho finito anche di mettere il lievito. Guardate, ho finito. Adesso vado a sbattere nuovamente. Per finire l'estratto oppure la bustina di vanillina, continuiamo a sbattere fino a che non amalgamiamo tutto e poi possiamo anche versare nello stampo. E giocando e scherzando, guardate qua che impasto meraviglioso che è venuto. Quindi io che faccio adesso? Me lo vado a versare nello stampo imburrato e farinato. Se volete sapere la misura è 28 cm. Ok, ho preriscaldato il forno a 170 gradi, statico, e andiamo a cuocere per 30-40 minuti. Una volta che è cotto il nostro pan di Spagna, e aspettiamo che si raffreddi completamente per poter seguire questa bella ricetta della mimosa. Ma guardate che bel pan di Spagna! Allora, io come vedete l'ho già tagliato a 3/4. Questo pan di Spagna lo metto su un tagliere perché lo dovremmo tagliare prima ai bordi e poi a cubettini. Qua lo svuotiamo un poco, ma prima di fare questo lavoro vi dico gli ingredienti per il ripieno e per la decorazione. Qua abbiamo 250 g di panna montata con 250 g di crema pasticcera. Ho unito il tutto e ho mischiato. Poi, qua abbiamo dello sciroppo di ananas sciroppato, vedete? Ananas sciroppato, ho diviso. Quale ananas e quale sciroppo, perché ci servirà dopo. E questa è la decorazione. Allora, questa è una decorazione che uso da quando ero piccola. Qua abbiamo un albume, qua abbiamo una meravigliosa rosa, questa mi è stata regalata all'ultima conferenza che ho fatto, è bellissima, guardate. E che ho fatto? Ho tolto qualche petalo, qua c'è dello zucchero semolato. Vi faccio vedere una cosa. La foglia della rosa, questo sapete perché? Perché tante volte andiamo a comprare delle decorazioni che magari no, dobbiamo anche buttare e poi non sono belle naturali come queste. Come queste possiamo mettere altri tipi di rose, altri tipi di fiori, non è soltanto con questo tipo. Allora, con un pennello andiamo a spennellare il petalo della rosa, sia da un lato e sia dall'altro. Tanto ve ne faccio vedere una soltanto, mi raccomando assicuratevi che sia bagnata da tutte le parti con l'albume. E poi che faccio? Lo passo nello zucchero semolato. E? Guardate che meraviglia! Togliamo l'eccesso dello zucchero, lo mettiamo ad asciugare
e poi vedrete che fantastico, che fantastica decorazione che ne uscirà, tutta al naturale. E vi dico anche, per chi ha le rose proprio biologiche, biologiche, che sappiamo come sono state coltivate, c'è anche chi le mangia in questo modo. Naturale che io no, questa è stata comprata, non so la provenienza, quindi non la mangerò, però per decorazione vi posso assicurare che è fantastica. Allora, io adesso mi vado a finire decorazione e poi continuiamo con la nostra ricetta. Adesso vado a tagliare la mia ananas e la metto nella crema che ho appena mescolato. Allora, le rose le ho messe in frigo ad asciugare, oppure se avete tempo le potete lasciare a temperatura ambiente. Allora, io vado a... prima la dividiamo a metà, circa, e poi a pezzettini. E ora mescoliamo. Ora del pan di Spagna posteriore, quello più alto, andiamo a togliere con la punta di un coltello. Io vado comodo così, per chi mi guarda sa che io con questo coltello mi trovo benissimo. È come se andassi a svuotarlo, vedete? Ecco, guardate che meraviglia. Ecco qua. E anche con le mani mi creo come una specie di concavo, in modo da... questo mi serve perché tenga bene la crema con l'ananas. Questa la trasferisco qua sopra al tagliere. Ecco qua, e basta così. Adesso, di questo pan di Spagna, più magari con i bordi più duri, andiamo a toglierli tutti, che questi non ci servono. Ma non ci servono per la torta, ma voi potete benissimo, come diciamo sempre, non si butta via nulla, potete benissimo usarli per il latte o per fare dei tiramisù proprio con questi pezzetti, perché come sappiamo si possono realizzare tantissime, tantissime cose con dei pezzetti di pan di Spagna, anche delle arrotolare, mettere panna, Nutella, arrotolare, fare dolcetti dei bambini. Dolcetti dei bambini, infatti, ed è una meraviglia. Allora, io adesso che faccio? Lo vado a tagliare a cubettini, così, prima da un verso, poi dall'altro, e poi finiamo. Ora andiamo a spennellare con lo sciroppo di ananas. Ora versiamo la crema con l'ananas. Livelliamo per bene, senza far arrivare troppo sui bordi. A questo punto prendiamo i nostri cubetti di pan di Spagna e li adagiamo sopra. E sistemiamo, facciamo una bella decorazione. E ora invece con le briciole ottenute diamo una spolveratina, non troppo. E a questo punto andiamo a decorare con qualche, vedete, con qualche pezzo di ananas che mi sono trattenuto, e poi, una volta asciugate le nostre rose, decoreremo anche con quelle. E guardate qua che meraviglia! Io ho già tagliato la fetta, non vedevo l'ora, ho guarnito tutta la torta, mi raccomando poi le foglie, tanto se non le mangiate non importa che asciughino molto bene, tanto la bella figura la fanno, guardate qua che bella! Che bella! Allora, io ho tagliato la mia fetta e vado ad assaggiare. A parte che la crema è fantastica, quindi è la crema pasticcera che facciamo sempre, unita a panna fresca o vegetale, quella che voi volete. Il pan di Spagna, oh in me! Mamma mia! Allora, è fenomenale. Ciao a tutti di cuore da Tiziana Malimpasta. E siete felici? Tutti. Ciao, alla prossima.